con orgoglio diciamo che abbiamo dato attuazione a una parte importantissima di quelle che erano le linee programmatiche del mandato di questa amministrazione, ovvero il tentativo e quindi la volontà di dare vita a una serie di misure per la rivitalizzazione del centro storico, in quel capitolo del nostro mandato che si chiamava rigenerazione urbana e recupero. Siamo partiti con l'approvazione di tutti quei regolamenti e le modifiche a tutti quei regolamenti che possono in qualche modo avvantaggiare l'insediamento di nuove attività nel centro storico, e quindi abbiamo previsto tutta una serie di agevolazioni per le imprese che andranno a insediarsi nel centro storico, ma anche per quelle che già ovviamente svolgono le loro attività. Per quanto riguarda il regolamento COSAP, che sarebbe il canone per l'occupazione degli spazi pubblici, abbiamo previsto la riduzione della tariffa, appunto, del canone del 90%, sia per le imprese che già svolgono attività nel centro storico che per quelle che andranno ad insediarvisi, senza limite di tempo, e questa è un'operazione che già dovrebbe avvantaggiare le attività. Importante poi è stata la previsione delle agevolazioni anche della Tari. Anche in questo caso è prevista una riduzione dell'80% nel regolamento Tari per le attività, per tutta una serie di attività di categorie economiche che andranno ad insediarsi. Si va dall'artigianato al commercio al dettaglio, alla somministrazione di alimenti e bevande e anche alla fornitura di determinati servizi legati ai beni culturali al tempo libero. C'è stato anche l'impegnativa, a seguito di un atto di indirizzo condiviso da tutti i gruppi dell'amministrazione, a estendere misure agevolative anche a favore di giovani coppie e ad altre categorie economiche da individuarsi. Quindi in questo c'è la massima soddisfazione dell'amministrazione di aver portato a termine un importante punto del programma elettorale. Si aggiunge a queste misure agevolative la riduzione per le start-up dell'aliquota IMU dallo 0,76% allo 0,46%, quindi al minimo che si possa pretendere da parte di un'amministrazione. Anche in questo direi che l'amministrazione è stata pronta e veloce e soprattutto attenta a garantire una rivitalizzazione del centro storico, ma in questo caso non solo, attenta ad avvantaggiare tutte le nascenti imprese, perché questa misura della riduzione dell'aliquota ovviamente non è limitata a chi si insedia nel centro storico, ma è estesa a tutto il territorio. Per quanto riguarda il bilancio, direi che l'organizzazione del bilancio anche qui ovviamente rispecchia le nostre linee programmatiche. C'è una massima attenzione nel porre risorse alla spesa in conto capitale, cioè alle spese per manutenzioni ordinarie o straordinarie, in particolare degli edifici ovviamente comunali e in particolare scolastici. C'è la massima attenzione al recupero del patrimonio esistente, è in previsione, poi ci verrà spiegato meglio dal sindaco, anche il recupero di immobili di cui le precedenti amministrazioni avevano tentato di liberarsi, come il Bar Colonia. C'è la manutenzione, la continua e costante attenzione alla manutenzione degli impianti sportivi. Per quanto riguarda la tutela ambientale del territorio, c'è l'impegno alla realizzazione di tutte quelle opere importantissime di mitigazione e di ostacolo al dissesto idrogeologico, come le famose casse di espansione, ma non solo, c'è tutta una serie di risorse poste a garanzia della tutela ambientale anche verso anche a ostacolare il fenomeno delle frane. C'è la frana di Moncioni, la frana di San Marco, ci sono tantissime opere previste nella viabilità e nelle infrastrutture stradali. C'è ancora l'apposizione di tutta una serie di risorse in conto capitale.